Ciao inventori di sogni! Oggi vi mostro la mia reading routine, quindi come organizzo la mia giornata di lettura in questo periodo di quarantena, ma non solo. Ogni giornata che si rispetti deve iniziare con un buon caffè, anche due. In questo periodo sto leggendo L'istituto di Stephen King. In questo caso avevo già preparato il pranzo che stava cuocendo in forno, quindi mentre aspetto il tempo di cottura mi dedico alla lettura. La cucina è il mio ambiente preferito per la lettura mattutina perché mi dà molta vitalità, lo trovo un ambiente pieno di luce, pieno di energia e quindi mi dà la giusta sveglia al mattino. Durante la pausa guardo un po' fuori. In questo caso sto controllando anche che tutto proceda bene in forno, sto preparando la torta rustica di spinaci e do anche un bacino a Audrey che vi saluta tutti. Mua. Dopo qualche ora di lavoro e il pranzo è il momento della lettura pomeridiana, siamo nel primo pomeriggio e scelgo di rifugiarmi nella saletta musica che avete visto come sfondo in tante foto su Instagram, anzi seguitemi anche lì e su Facebook vi lascio i link nell'info box. Scelgo la saletta perché è molto rilassante, quindi dopo pranzo, nel primo pomeriggio, mi piace l'atmosfera che si crea, molto tranquilla, molto silenziosa. In generale in questo periodo di quarantena la giornata è sempre molto silenziosa rispetto al solito, però diciamo che in generale dopo pranzo mi piace appunto leggere un pochino nella saletta. Sera ed è arrivato il momento di andare a nanna, ma prima qualche altra pagina, quindi mi infilo sotto le coperte ed imito Sandra Mondaini e riprendo il libro. Mentre vi inquadravo l'armadio di fronte, ho trovato la sorpresa, eccola, quindi pausa per coccolare Audrey. Quando ho terminato la lettura ripongo il segnalibro e poi mi piace tantissimo controllare i progressi di lettura fatti nel corso della giornata, quindi guardo il libro dall'alto per vedere dove è posizionato il segnalibro. E questo è l'ultimo gesto della mia reading routine.